Buonasera a tutti e bentornati a Lunedì Sport. Ci rivediamo qui dopo la 35esima giornata di campionato che si è chiusa con una vittoria per la Spalla di 3-0 contro il Gubbio, terzo risultato utile quindi per la squadra di Mimmo Di Carlo che sale a 40 punti in quindicesima posizione della classifica. Questa sera sono qui con noi proprio per commentare la partita di ieri. Valentina Ferrozzi, presidente Buonasera. del Centro Coordinamento Spal Club. Buonasera, Buonasera Valentina. Buonasera a voi. Edoardo Braiati, ex centrocampista della Spalle. Ciao, Edoardo, ben ritrovato. Buonasera a tutti. E Stefano Manfredini, del resto del Carlino. Ben ritrovato anche a te. Grazie, stessa. buonasera. Vi ricordiamo intanto che in corso ci sono Pescara, Entella e è proprio il prossimo avversario della Spalle che sono sullo 0-0 e Lucchese e Arezzo anche loro sullo 0-0. Per stare in contatto con noi potete sempre scriverci i vostri messaggi su Whatsapp al 342-017-6235, seguirci sul sito di www.telestense.it o sulla diretta Facebook della pagina di Telestense o di Telestense Sport. Alessandro, ci ritroviamo qui in zona salvezza. Eh, questo è il dato buonasera, di fatto più importante, anche confortante in eh, prospettiva fine campionato. Ci sono eh, tre partite, ci sono nove punti a disposizione e oggi come oggi la SPAL ha... Eh, un discreto vantaggio sulla quintultima che è la Recanatese, che ieri ha battuto 4 a 1 inaspettatamente la Carrarese, poi c'è sempre il discorso relativo al fatto che in caso eh, la Spal dovesse classificarsi come quintultima, oggi ugualmente sarebbe salva perché avrebbe 12 punti, anzi ha ah, 12 punti di vantaggio sulla Fermana, ne sarebbero sufficienti 9. Per cui tocchiamo ferro, ma diciamoci la verità, siamo a buon punto. Vittoria di Iri, che possiamo definire fondamentale, Edoardo, anche se nei primi dieci minuti qualche brivido è corso sulle nostre schiene. Sì, è stata una partita un po', un po particolare perché loro veramente nei primi dieci minuti hanno avuto almeno tre occasioni di gol che potevano sbloccare la partita. Poi dopo la spalla ha preso un pochino le misure, ha segnato due grandi gol secondo me per azioni corali di squadra. Sono molto contento che abbia segnato Zilli perché, personalmente, è un giocatore che mi piace molto. Ogni volta che entra, si sbatte per la squadra, va sulle fasce. È un ragazzo giovane, alto, insomma, è grosso, insomma. Io, mi è sempre piaciuto. Quindi, sono molto contento che sia sbloccato. E niente, siamo contenti perché, comunque, nel secondo tempo la spalla ha amministrato molto bene, cosa che, che quest'anno si era vista poche volte. Eh, con l'ingresso di Nablo, che a me è piaciuto onestamente molto anche ieri, soprattutto nel secondo tempo. È una spalla insomma, che ieri ci ha fatto divertire, ecco. il discorso salvezza comunque ancora non è chiuso perché comunque le squadre dietro le ultime partite sono sempre, vincono sempre più spesso eh, però siamo come dicevi te Sandro a buon punto e insomma con la rosa che abbiamo a disposizione eh, credo che non sia un problema almeno a salvezza, ecco. quindi siamo a buon punto, non cantiamo vittoria però siamo contenti, io perlomeno sono molto contento della, della partita di ieri. C'è un altro elemento che va tenuto, mi usi in debita considerazione. La Spal finalmente pare aver trovato la necessaria compattezza, tant'è che nelle ultime eh, tre partite eh, Galeotti non ha subito gol. Sì, eh, nonostante qualche, qualche defezione in difesa, comunque Fiordaliso ha fatto quello che doveva fare, Valentina ha fatto una buona sta facendo sempre delle buone partite. Ghiringelli, direi che ha messo a posto un po' il discorso del terzino sinistro, dove Bruscagina ha fatto molta fatica quest'anno. Terzino destro, e... gioca destra a Ghiringhelli. Ah, destra, Ghiringhelli sì. 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 No, ho sbagliato. No, <ride> su, terzino, su, terzino, su, terzino sinistro, abbiamo sì. Paldelli che sta crescendo. Lungi però... da me voler correggere Edoardo Braiano <ride> No, assolutamente, assolutamente. E quindi, sì, la squadra sicuramente nel girone di ritorno ha avuto eh, un atteggiamento, una fisionomia diversa. Tanti giocatori comunque forti in rosa. E... A mio avviso è stata comunque una delusione il campionato, però abbiamo sicuramente visto delle prete migliori e quella di ieri è stata sicuramente tra, tra quelle. Ecco. Era da tempo che si chiedeva alla spala, la mentalità di categoria e mi sembra poter dire eh, che ieri sotto questo profilo, a parte quei dieci minuti in cui la squadra è passa in affanno, non, non, eh, non lo eh, si può eh, nascondere. Ha centrato questo obiettivo. Sì, ieri ha fatto una partita da squadra matura, ripeto, primo tempo, i primi dieci minuti. Io conosco molto bene l'allenatore del, del Gubbio perché eh, ho vinto il campionato con lui a Pisa di Serie C, quindi è un allenatore che mi sembra che abbia fatto più di 30 campionati di Serie C. È il decano. Ne ha vinti diversi, e sicuramente ora si stiamo preparando per il playoff, ma è una squadra che aggredisce subito l'avversario, lo facevano sempre anche noi e... In effetti hanno avuto tre occasioni abbastanza nitide che fortunatamente non hanno segnato. Poi gli abbiamo preso le misure, abbiamo giocato bene. Secondo me l'avvento di un centrocampista con le caratteristiche di Nador, che sta facendo per me molto bene, eh, ha cambiato anche, ha, dà, dà più copertura alla difesa e fa stare un pochino più tranquilli i quattro dietro. Il portiere sta parando abbastanza bene, lo vedo ancora un pochino incerto nell'uscita, però è un ragazzo giovane che è nei pali comunque molto esplosivo e sono contento insomma, che sia trepete che non prende gol. Le cose stanno andando meglio, c'è tanta delusione perché secondo me centrare i playoff era veramente l'obiettivo minimo e anche non troppo difficile della stagione, però insomma cerchiamo di salvarci il prima possibile e cerchiamo di capire le cose che sono veramente utili da tenere o i giocatori... Eh. Per st'altro anno per sue soddisfazioni che insomma un po' tutto lo stadio si merita. ecco Perché anche ieri c'era tanta, tanta gente. 7.000 eh, persone. Eh, c'era <ride> tanta gente. Stefano, partiamo proprio da uno di questi ultimi discorsi, quello relativo all'inserimento di Nasbro, che ha fatto quadrare il cerchio. Ma sì, è stata sicuramente la più bella sorpresa delle ultime giornate. Eh. Non l'avevamo praticamente mai visto, era, era arrivato a gennaio da Lancona, eh, in prestito da Lancona, dove ha giocato ma non con la necessaria continuità e la prima apparizione proprio nel giorno del ritorno di Di Carlo sulla panchina, peraltro nel suo vecchio ruolo, quello che... Che, che, che copriva quando era settore giovanile, difensore centrale con la Recanattese per sopperire perché... per all'espulsione di, di Peda nel finale di gara, fece molto bene. Però, sappiamo che insomma, adesso negli ultimi anni gioca in un altro ruolo. Evidentemente Di Carlo non lo considerava ancora pronto per, per giocare. E non l'abbiamo praticamente più visto. Non l'abbiamo più visto perché nelle rotazioni. Insomma, mh, i giocatori titolari in quel ruolo erano eh, Carraro Buchel e, e le prime riserve Contigliano con, con l'Odel. Eh, Nadore era, era fuori dalle rotazioni fino a quando, un po' per emergenza, un po' perché magari eh, chissà, in allenamento magari lo ha, lo ha convinto, ma. Pensiamo più per una situazione di, 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 di emergenza. E a volte nel calcio ci sono, eh, queste, certo, cioè, nel lo bene e nel male. Ha, lo ha gettato nella mischia e ha fatto un partitone. Da quel momento lì non è più uscito dal campo e ha meritato, partita dopo partita, la, la riconferma. Sappiamo che riconfermarsi è sempre più difficile difficile perché può capitare di giocare una buona partita, però insomma sembra che gestisca anche bene la pressione del mazza, che per un giovane non è cosa da poco. E giocare in quel ruolo lì, abbiamo un, abbiamo un grande centrocampista, non è, non è facile, specialmente quando ti trovi in due giocatori centrali a ricoprire uno spazio così grande. E così ampio e, e sta, facendo, sta facendo bene la spalla per, per potersi permettere due attaccanti puri più due esterni, eh, deve avere due giocatori in mezzo al campo che facciano anche un, un certo lavoro di, di interdizione. E Nador sta proprio facendo bene sotto questo punto di vista. Oltretutto, Edo, non stiamo vedendo il miglior buche anche sul piano del dinamismo. Per cui, ulteriore motivo per un plauso a beneficio di Nador. Sì, però Buchel è vero che non è arrivato, è arrivato gennaio. Ho fatto qualche pedo perché si è fatto male. È vero che non è ancora dinamico, però, secondo me, a livello di personalità, è un giocatore importante per questa squadra. Onestamente. Ehm... Più in generale, nel, nel, dalla parte dei primi partite, neanche Carraro per me stava facendo male, devo dire la verità. Secondo me è stato criticato in maniera esagerata. Però c'è il discorso che comunque, come diceva Stefano, giochiamo con due punte più due esterni offensivi. A centrocampo ci vuole gente che corre, soprattutto in Serie C. O... Poi ci vuole anche fisicità. Per fisicità, se... gente che corre, gente che recupera, che la prende di testa, che quelle palle mezze e mezze vadano avanti piuttosto che indietro. E secondo me, Carraro e Buchel, quando avevamo la gestione di palla, quando gli altri magari correvano poco, eravamo, la tenevamo sempre, eravamo molto bravi. Però onestamente, nel computo di un campionato ci vuole giocatori di garra, di gamba, di, di cattiveria, di personalità in mezzo al campo perché la Serie C alla fine, alla fine è questa tante volte si giocano sulle palle mezze e mezze, sulle, sulle respinte, sulle seconde palle secondo me mi ha stupito ieri la gestione che ha fatto nel secondo tempo perché ha tenuto tante volte la palla e sembrava quasi più il regista che, che, mm, mm, che Buckel però secondo me Buckel è un giocatore importante per personalità e per cattiveria in mezzo al campo quindi insomma sono due giocatori che secondo me possono giocare molto bene insieme spero anche con Tigliano che eh. possa, rivedere, possa, possa rifare bene quest'anno è andato un pochino così eh, tutti vogliamo bene a questo sì, ragazzo di Ferrara uh -huh. io quando ho visto la foto per, gli per la campagna abbonamenti mi sono messo la mano nei capelli un ragazzo che ha giocato in Serie B qualche partita in una situazione in cui non c'era più niente da perdere uh -huh. gli, ha messo troppa... gli ha messo troppo peso addosso e secondo me è un bravissimo ragazzo, è un buon giocatore. Quest'altro anno ce lo potrà far vedere. Io lo, io lo spero tanto. Ecco. Ecco, il problema di contigliani è stato l'infortunio al ginocchio, poi quella serie di problematiche fisiche che lo hanno gioco forza relegato un po' in sì, sì, sì. secondo piano. Era è chiaro difficile. che eh, rispetto a un eh, giocatore come eh, Nador ha un altro tipo di, di, di caratteristica. Eh, Valentina. Eh, quanto sei soddisfatto? Rimaniamo sul discorso dei centrocampisti e di questa scoperta, che tale possiamo definirla, di Nador, al quale giustamente, perché tutti dopo la prima partita ci chiedevamo, ma lo farà giocare ancora Di Carlo? Anzi, avevamo molto perorato nei confronti del tecnico Spallino la causa Nador e non ci ha pensato, oppure ci ha pensato, ma poi ha preso la decisione giusta. Mimo Di Carlo, certo, eh, è stato proprio come diceva anche. Il collega che è, è stato veramente una sorpresa questo ragazzo, non si sapeva chi fosse, eh, cioè, l'avevamo già visto eh, anni prima perché ha giocato ancora nella Spal, eh, però non aveva fatto eccessivamente bene e anche negli anni successivi insomma, non si è sentito parlare di questo ragazzo. Beh, se anche se scusami, se un po'. Parlando con amici e colleghi di Ancona alla vigilia eh, della partita del, del Conero, tutti erano eh, di, di una stessa opinione. Guardate, che vi abbiamo ridato, anzi, noi abbiamo perso un giocatore che potrà diventare molto utile per voi. E infatti, proprio sono stati proprio dei profeti in patria perché questo giocatore, secondo me, è. È, Intanto, è veramente un pezzo. No, no, non c'è variazione, ma sono stato tratto in inganno. Tratto un in inganno. pezzo importante. Poi, sullo 0-0, su tutti e tre i campi, si sta giocando anche Udinese-Inter. Sì. Sta recuperando, recupera tantissimi palloni, riesce a distribuirli bene. Fisicamente è eh, ben dotato. E tra l'altro, anche la corsa, essendo così alto, invece riesce anche a correre. A correre è dinamico. Anche, è dinamico, veramente. Quindi. è yeah, sono d'accordo con Edo che sarà un ragazzo che, eh, essendo anche molto giovane, quindi deve crescere e con questa crescita porterà, secondo me, grosse soddisfazioni a, a questa squadra. Valentina, con quale stato d'animo siete arrivati voi i tifosi ieri allo stadio? E anche qual era il vostro stato d'animo attorno al decimo minuto del primo tempo? Sapendo allora, che la Canatese aveva battuto 4-1 la Carrarese. Sì, c'era tanta pressione per questa partita. Sapevamo tutti che era una partita importante e avevamo paura. Perché questa spalla è un po' così: a volte fa delle partite bellissime, a volte ci delude. E quindi non sapevamo come avrebbe affrontato anche psicologicamente questa partita col Gubbio. Il Gubbio è una squadra forte, e infatti, disputerà i playoff. E Quindi c'erano dei grossi punti interrogativi. Poi, ai primi dieci minuti, c'era un gran patema: la gente urlava dietro di me, ne diceva di tutti i colori, uh, urlava contro tutti i giocatori perché secondo loro non, andava, non girava, la squadra non girava. In effetti, abbiamo passato uh, tre momenti non belli perché poteva veramente succedere di tutto. Se succedeva che uh, loro facevano gol, non so come sarebbe andata a finire. Fortunatamente, e per fortuna, un po' di fortuna l'abbiamo anche noi, perché insomma non siamo stati fortunati quest'anno, eh, non è successo e le cose sono andate nel verso giusto. Eh, il pubblico ha aiutato, secondo me, con l'entusiasmo, con eh, gli applausi, con i cori, ha aiutato tanto i ragazzi a stare tranquilli, a cercare di dare il meglio. E quindi se Dio vuole abbiamo questi tre punti che sono tre punti d'oro per me. Edo, mh, punterei l'indice su questa situazione di classifica. La Spalla ha pareggiato con la Carrarese e ha battuto il Gubbio. Tra l'altro con il Gubbio Spala, eh, aveva pareggiato anche eh, all'andata in trasferta. Due squadre che eh, rispettivamente eh, si ritrovavano la vigilia di questo ultimo turno con eh, 24 punti in più rispetto alla SPAL e, e 17 il Gubbio. Cosa ti fa pensare questo? Mi fa pensare che innanzitutto secondo me la, la SPAL del giorno di ritorno è una squadra totalmente diversa perché comunque nel giorno andato ci si è mancato incredibilmente un attaccante di peso, una punta che potesse fare anche solo salire la squadra. Eh, per quanto mi riguarda da inizio stagione continuo a dire che non, i giocatori non sono così scarsi come, dic come dicono tutti, le carriere parlano per loro, però è stata fatta una squadra assolutamente assemblata in maniera sbagliatissima. E, I tanti punti di differenza sono con squadre che comunque probabilmente come valori sono come noi, forse anche un pochino meno, ti dà l'idea del... del del campionato, insomma, della delusione del campionato che abbiamo fatto, perché onestamente tranne poche partite non siamo mai usciti soddisfatti ecco, da Paolo Massa, ci sono stati tanti errori, tanti due cambi d'allenatore, mi ha richiamato ancora Di Carlo, tanti infortuni, tante partite giocate male. Vedere squadre, io onestamente ho visto la Cararesi, ho visto il Gubbio, però non, non posso dire che la SPAL poteva competere con loro, perché il campionato è molto lungo e una partita non fa mai testo. Chiaro che vedendole da sole quelle partite lì, potevi dire che la SPAL sicuramente era alla loro altezza se non di più. Eh, abbiamo il secondo forse Montegaggi della Serie C abbiamo 32 giocatori. Una d'attacco con tanti giocatori come quello della Spalla, una difesa con tanti difensori forti come la Spalla, secondo me in C non ce ne sono, quindi la delusione per il campionato è fortissima. Siamo tornati in C, ci siamo adeguati, quest'altro anno dobbiamo prendere tutti gli errori che abbiamo fatto quest'anno, farne tesoro e cercare di, di fare una squadra, prendere direttore sportivo, un allenatore che conosce perfettamente la categoria e da questo non possiamo... Cioè, no, questo non, non lo possiamo sbagliare se vogliamo fare i, i protagonisti quest'altro anno la società eh, c'è da, da fare un distinguo dal punto di vista della gestione tanti soldi li ha spesi ai, ai dipendenti non, non manca una lira quindi tanto di cappello perché nella, nella mia carriera non ho mai preso i soldi in maniera corretta e, però da, da, dal punto di vista sportivo è un totale disastro nei tre anni l'atteggiamento la, di Tacopina nei confronti della città e dei tifosi è totalmente sbagliato se lui per primo cambiasse e cercasse un pochino di capire che è a Ferrara, non siamo noi che siamo andati in America, magari eh, potrebbe, le sue energie potrebbe eh, spingerle verso una cosa di fatta molto bene, perché comunque a livello societario nessuno si può lamentare. È la gestione sportiva che lascia molto desiderare e quest'altro anno dobbiamo assolutamente avere dei professionisti che però conoscano meno di tutta la Serie C, che io parlo di direttore sportivo, direttore generale e soprattutto allenatore. Quindi mi pare... Che dalle tue parole traspaia, un'idea eh, che se, se avessi tu il bastone del comando cambieresti moltissime cose a partire dai vertici. I vertici non intendo la proprietà. Io no? penso che il direttore sportivo, cioè Fusco, non, mh, poteva essere sicuramente bravissimo in altre categorie, però non conosceva, non conosceva la Serie C. E infatti è un più giocatori che un pochino avevano fatto il suo tempo, altri che magari non erano proprio l'ideale per questo tipo di squadra. Eh, per il resto sono, sono molto deluso insomma da, da, dall'annata ecco. mi aspettavo quantomeno di, di giocare di lottare per i playoff e insomma di divertirmi, di provare a divertirmi nei playoff, sono molto deluso ci sarà tanto da lavorare però io onestamente non vedendo gli allenamenti non, non conoscendo i ragazzi secondo me e' anche una questione, magari quest'anno c'è qualcuno che ha reso poco ma comunque ha, ha, ha tanto da migliorare, quindi è giusto tenerlo, vedi contigliano, ecco. poi per il resto alcune cose sono, sono da tenere altre sono completamente da, da cambiare. Io penso che l'allenatore e il direttore sportivo devono essere, eh, essere assolutamente di categoria. Abbiamo visto, abbiamo visto De Rossi che qui a Ferrara sembra un pellegrino, a Roma è diventato il profeta. Quindi secondo me per la serie C ci vogliono giocatori, direttori sportivi, allenatori che sappiano di questa categoria. Questa è la cosa proprio per me fondamentale. Di Carlo dopo il suo ritorno però non ha fatto male, ricordiamo 11 partite, 19 punti, la media è di 1,72 a partita che porterebbe su un ipotetico calcolo di 38 gare che sono quelle dell'intero campionato a quasi 66 punti. Sì, eh, significherebbe terzo posto, secondo il mio parere. Di Carlo è partito malissimo: nel senso che tutte le prime partite le abbiamo perse, eh, siamo stati dominati da altre squadre. Io vedevo dei grossi problemi fisici. Poi quando è arrivato Colucci, che come tecnico ha dimostrato di non essere un granché, però secondo me ha incominciato a lavorare a livello fisico e lì si sono fatti male tutti <ride> perché abbiamo avuto uno stilicidio incredibile. Secondo me, lì hanno cominciato a lavorare. Cioè, cioè, anche, anche, eh, Scusami, ti interrompo per. Dovere eh, di giustizia, ecco. Molti infortuni sono stati traumatici perché, vado un po' a, a memoria, Sicce. Il legamento di è un ginocchio. Giornata, eh, di Siligardi e eh, eh, Frattura, eh, Bertini e eh, Frattura, sono i primi. che eh... però c'erano anche tanti sì, muscolari, anche muscolari perché in effetti problemi muscolari. ci sono eh... stati di tutto un po', ecco, diciamo, diciamo il 50%. Ecco. Eh, di Carlo, al, al ritorno, è andato sicuramente meglio, aveva anche una squadra molto diversa rispetto a quella di, di Colucci, soprattutto nelle due, punte, nelle due punte, perché comunque, anche se non, sta, non ha fatto tantissimi gol, comunque. La, la spalla è sicuramente diversa e permette anche a Antenucci di fare un lavoro un pochino, un pochino differente da quello che faceva nel giro in cui non poteva, che, che onestamente non poteva fare. Questo per forza. Eh. L'abbiamo già detto centinaia di volte, eh, Mirko doveva cantare e portare la croce e, non, e non, poi giocare 90 minuti. Adesso, se, giustamente, a mio giudizio... Io, mi fanno, io per, 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 per la sua gestione in questo momento non lo farei giocare neanche dall'inizio perché secondo me a partita iniziata se vinci è uno, ti tiene, è, è uno che ti tiene palla che ti riesce a... A, diciamo, a coordinare un Intanto, po' di tempo. Intanto scusami, ha segnato l'Udinese, quindi Udinese 1 Inter 0. Scusi. Mentre invece se perdi un giocatore che in area ha, ha sempre fatto gol, un giocatore distinto, quindi io lo preserverei per gli ultimi 35-30 minuti, 25 minuti, però insomma eh, poi Di Carlo lo vede tutti i giorni, quindi sicuramente eh. lo sap saprà meglio di me, però ecco io lo preserverei perché comunque se sì, che se vinciamo, che perdiamo ha delle caratteristiche che possono fare benissimo quando la squadra un po' si allarga. Può essere però anche un problema eh, psicologico legato alla sua esperienza, le cose che si faceva anche per, per Bucca al centrocampo, cioè, sono di quei giocatori che magari non sono tanto appariscenti, non danno tanto sul piano del gioco, però in particolar modo in momenti così delicati come quelli che ha attraversato a lungo la spalla del corso di questa stagione un giocatore con la personalità, con l'esperienza di Mirko Antenucci può essere utile ai compagni. Sin dai primi minuti. Sì, però secondo me può essere più letale negli ultimi. Ecco, diciamo che sicuramente c è, c è lui un uno discorso, spogliatoio c è un è... un discorso tecnico, è un discorso sì, mentale Sì, sì, secondo me. Poi io è chiaro che Di Carlo lo vede tutti i giorni, quindi può può decidere sicuramente meglio di me. Io ecco, da, da fuori mi piacerebbe che fosse fondamentale alla fine perché secondo me... È, è, è alle quando gli altri campo. sono un po' sulle gambe. Sì, è molto intelligente, è molto furbo, quando gli altri sono un po' sulle gambe. Poi anche se io devo dire la verità che fisicamente l'ho visto molto bene ieri. Di Carlo tra l'altro ci dice che Mirko è il primo a arrivare all'allenamento e l'ultimo alla fine Altrimenti i anni non giocava ancora. Esatto. <ride> se, non, se non era così. Stefano... Eh, Edouard è stato molto esplicito, ha espresso senza peli sulla lingua eh, le sue opinioni in merito a quello che potrebbe essere lo staff del futuro. La tua opinione? Beh, non, non, è, non è facile anche cambiare ogni anno completamente tutto, perché significa anche ripar dover ripartire ogni anno da zero. Eh, sicuramente è stato un anno molto deludente a prescindere dal fatto che ovviamente tutti speriamo che si possa concludere con, uh, con la salvezza. Eh, non dimentichiamo che eh, il, il direttore sportivo e il direttore generale hanno un altro anno di, di contratto, quindi eh, bisognerebbe anche eh, continuare a pagarli ecco, se, se, se si dovesse... Cambiare, cambiare rotta in questo senso. Eh, se non ricordo male, invece l'allenatore in ha, ha un contratto che scade il 30 giugno, quindi, da questo punto di vista, la società eh, si potrebbe sentire più libera di, di scegliere un altro allenatore. E. Sicuramente le, le scelte della scorsa estate sono state sbagliate, eh, lo ha ammesso lo, lo stesso Fusco, eh, ha fatto mea culpa e eh, parzialmente si è, si è rimediato nel corso della stagione, eh, va, va detto... Son, non è stata neanche fortunata la Spal con una serie di infortuni, eh, comunque le scelte erano state sbagliate, penso solo al, alla squadra impostata con il 4-3-3 eh, pensando ad Antenucci centravanti, ecco questo eh, penso fosse già un, un errore. Ecco, per eh. me questo è l'eterno dilemma, eh, sì è stata una scelta del settore tecnico. Quella di puntare esclusivamente su Antenucci perché anche Sis poi non era un vero eh, nove, quindi settore tecnico che comprende il direttore e, e l'allenatore, sempre che sotto questo profilo poi ci fosse pieno accordo tra i due, oppure se, e qui chiamerei più in causa Fusco, eh, sia stato costretto a fare di necessità virtù perché no, noi non siamo a conoscenza di quello che era il budget a disposizione eh, di Fusco nel corso eh, del mercato estivo. Quindi qui la risposta non, non è stata mai data in no, no, modo certo, molto, molto preciso, è apparso abbastanza chiaro a tutti che Antenucci avrebbe faticato a giocare in quel ruolo che no, tra l'altro non aveva praticamente Stefano, ma mai infatti, fatto in carriera a quasi 40 quando anni. Quando è stato ingaggiato Antenucci, tutti siamo stati felici e contenti, anche perché oltre a poter contare su un giocatore che ha la spalla nel cuore, un giocatore che... Sapevamo, sarebbe diventato un punto di riferimento per la squadra con la sua esperienza e tutto, ma tutti eravamo convinti, perché quando mi è stato proprio chiesto sei contento del ritorno di Antenucci, sì, perché io arciconvinto, straconvinto, datemi tutti i superlativi che eh, si possono mettere eh, in questa mia affermazione, che sarebbe arrivato il 9 e che Antenucci avesse avuto un ruolo all'alta fini, sì. alla buon insegna sì. degli sì. ultimi tempi. Quando io, dico io, eh, non dico eh, ma. Eh, quando il sottoscritto ha visto che si chiedeva il mercato senza il 9, si è incavolato, dico solo incavolato, come una bestia perché ha detto: Qui non si farà gol, non si può far gol giocando col 4 3 che era questo il modulo. E, 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 inutile che mi dicessi, ma dal monte poi si inserisce, parte da una parte, poi rientra sul piede, è eh, buono, eh, uguale a fa Farsi Rigardi. E avevo anche detto: si Rigardi l'anno scorso 30 passa partite, ma a titolare. Andiamo a vedere quanti ci sono. Quanti sono i problemi collaterali a quello che è più evidente e più lampante? Quindi quattro al mercato per quanto riguarda gli attaccanti di Fusco della Spalla. Eh, ripeto, non so fino a che punto tutte le responsabilità vada attribuite al direttore, quanto all'allenatore e quanti alla serie io, io Una cosa che era lampante subito nel mercato estivo era che hanno preso tutti ottimi giocatori, ma non c'era un giocatore di gara non c'era un giocatore cattivo. Oltretutto. Adesso cioè, avevano tutti i centrocampisti con passo lento, difensori con... C'è la serie C. Eh, oh eh. Si sperava un po' in Collodel, se ti ricordi. Cioè, si diceva, potrebbe sì, però, andare bene Bertini. Insomma, poi un... vediamo Collodel e... e Contigliano cosa possono fare? Perché poi però... si parlava del 4-3-3, quindi con tre centrocampisti... Con... No, no, eh... per dire, nella, nella rosa non c'erano questi giocatori cattivi di temperamento Perché lo la stesso Cipo, Carraro, Cipo Carraro, so Carraro che ha una buona fisicità, però non è come dici tu un giocatore no, da gara. Non no. È un giocatore eh, peraltro, che fa girare eh, la squadra. Lo stesso Bertini, no, non... lo stesso Bertini che ha fatto poi meglio, a parte che Bertini stato come, eh, è stato ingaggiato come Bice Carraro Poi ci essere. diceva, Contigliano e, e Collodel potevano essere... I due corridori del centrocampo. Eh, ci ecco, si era basati su questo. Eh, Ce Raistro. ne mai più di uno o due maestro e poi c'era l'incognita maestro. Ecco. Dopo, torniamo, dopo andiamo sul discorso maestro. Perché siamo in notevolissimo sì. ritardo. Adesso andiamo in pubblicità, ci rivediamo qui tra pochissimo. Bentornati, vi ricordo il Caffè Crifi che dal 1961 entra nelle case degli italiani grazie al suo aroma unico e inconfondibile. Intanto è fine il primo tempo di Pescalentella che sono sullo 0-0, Lucchese e Arezzo anche loro sullo 0-0, mentre l'Udinese in vantaggio 1-0 sull'Inter. Valentina è stata una giornata molto importante per voi venerdì 5 aprile. Sì, eh, si è realizzato un sogno che stavamo aspettando si realizzasse da vent'anni. Perché sono vent'anni che chiedavamo alle varie amministrazioni eh, una sede, una sede degna del nome Spale. Ecco. E finalmente insomma, è arrivata. Eh, la location è la location ideale, perché è proprio allo stadio, addirittura sotto la curva ovest. E quindi eh, c'è stata veramente grande soddisfazione da parte nostra, che abbiamo lavorato anni e anni. E siamo contenti, tutti sono rimasti un po' eh, così esterefatti dal fatto che abbiamo delle raccolte sia di fotografie che di libri che di, di mh, eh, cimeli, insomma. È un mini eh, museo molto, il vostro: esatto, molto <ride> importanti. E niente, siamo molto soddisfatti anche perché sono venute persone, eh, anche straniere, addirittura c'era eh, una famiglia di spagnoli con il bambino che si è fatto una marea di fotografie davanti ai Gagliardetti, davanti eh, ad alcuni cimeli, alle coppe, e tutte queste cose. Per cui c'è grande soddisfazione. Noi eh, riteniamo che questa sede sia la casa de de degli spallini. È un posto dove gli spallini possono venire a vedere, possono cominciare a parlare di spalla, a ricordare perché sono 30 anni: transi, sono 34 anni di raccolte che abbiamo fatto. Abbiamo anche tante, tante cose ancora in scatolate perché. Eh, il posto è tanto, sono 150 metri quadri, però eh, diciamo che i cimeli e, e, e le foto sono tantissime. Quindi abbiamo fatto una cernita e abbiamo messo quelle che erano più rappresentative. Quindi invitiamo tutti a venire e a fare quattro chiacchiere e a ricordare i bei tempi o anche i tempi recenti. Un lavoro di gruppo da parte di... Un lavoro di gruppo, veramente. Ho dei collaboratori fantastici che spendono tutto il tempo possibile che hanno libero eh, appunto venendomi a dare una mano e in poi in più anche adesso abbiamo l'onere diciamo di gestire un pochino anche il... Lo stadio, perché facciamo le pulizie dello stadio, abbiamo insomma ah, le maschere. Quindi, abbiamo... Detto brutalmente pagate l'affitto alla spalla del al comune garantendo sì. la pulizia sì, de dell'impianto sì. di corsa. Sì, non solo la pulizia, diamo anche le maschere, diamo anche gli addetti diciamo, al campo e in più fuori abbiamo altri ragazzi eh, diciamo, al, al filtraggio eh, de dei, mh, degli spettatori. Ecco e quindi c'è un notevole eh, eh, numero di persone che si impegnano è un, un punto di eh, diciamo, raccolta anche per eh, tutti i tifosi perché con voi poi eh, ci sono tutti i club del territorio si sì. sta cercando di ricreare anche un po' quello che era eh, proprio quella che era l'organizzazione eh, sparsa su tutta la provincia e non solo esatto cioè non può essere solo Ferrara a supportare diciamo, la spalla, eh, deve essere anche tutto l'Interlanda. Infatti noi abbiamo gente di Codigoro, Mezzogoro, abbiamo club a Codigoro, Mezzogoro, ehm, Sant'Agostino e poi abbiamo anche un club a Galarate e addirittura abbiamo un club in Serbia. Addirittura. <ride> Addirittura sì. L'importante è che il fatto che si sia ritrovata compattezza con tutta la tifoseria. Ricordiamo anni fa c'era stata anche qualche frizione con i ragazzi della curva, invece no. oggi come oggi remate tutti verso quella prodo. Sì, abbiamo capito che bisogna essere uniti, bisogna remare tutti da quella parte. È chiaro, dopo ognuno c'ha il suo pensiero, però il pensiero principale è quello di. Eh, Supportare eh, i giocatori, la squadra, eh, di essere tifosi a 360 gradi e lo siamo tutti perché quando siamo allo stadio non c'è differenza, non ci sono idee diverse o altre. L'unica idea che abbiamo è quella di aiutare i ragazzi col nostro tifo con tutto ciò che possiamo. Abbiamo sfidato l'argomento maestro, Edoardo. Niente, è un po' il grande enigma di quest'anno, ecco. A mio avviso è un giocatore molto forte. Non so se è il più forte, ma sicuramente tra i primi cinque ecco, della categoria. Però anche lui ha deluso enormemente. Non ha, non ha capito ancora come giocare, come giocare, gli allenatori non hanno ancora capito bene in che ruolo metterlo. Questo <ride> e è interrogativo un interrogativo <ride> del secolo. È un po' un enigma, tante volte prende palla a centrocampo, vede che, vede che, vedo che vuole dialogare fare triangolazioni che secondo me sono cervellotti, che, ecco, bisogna vedere fino a che punto i tecnici non l'abbiano capito e fino a che la colpa ecco, è sua. Quando calci calci d'angolo, è vero che ultimamente qualcuno l'ha tirato più basso, però onestamente quando calci calci d'angolo sotto la curva, insomma è roba, è roba da serie A secondo me, a, da delle, quando ha fatto gol con sesti levanti io invece di, di esultare l'ho insultato perché secondo me quei golini dovrebbe fare 10 all'anno per, per le sue qualità. Eh, magari anche col fatto del mercato vado, non vado, rimango. Quando dicono che non ne ha voglia, secondo me sono bugie, nel senso che non è vero che non ne ha voglia, secondo me tutta la vita che ha giocato ci ha, ha sempre provato anche più degli altri, però magari in maniera sbagliata o in maniera. Eh, in maniera non giusta, ecco, però è un enigma che anche che da fuori è molto difficile risolvere, anche perché non lo, non lo, non lo conosco a livello, a livello personale, quindi. Eh. Forse Edo Braiati, l'allenatore eh, di Maestro, potesse fare una squadra eh, attorno a questo ragazzo. Dove prima lo vorrei di... conoscere a livello umano, perché secondo me le prime cose... No, Praticamente, prima... tecnicamente... Praticamente che... dovrebbe, dovrebbe giocare dove vuole lui, perché tanto per, per, per ora è, è troppo anarchico a livello, a livello, a livello tattico. Però se, 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 se funziona, se sta bene e se la squadra di giri intorno è un giocatore importante. io. Non so, per me è sempre una difficoltà eh, costruire squadre attorno a un solo giocatore, a meno che non sia Messi, o meno che no, non siano dei giocatori stata, fenomenali. No, ma è stata una battuta, lo dire tu, non hai, non... tu hai il maestro, eh, puoi scegliere... Io Sicuramente non entrare in centrocampo, sicuramente, per lo meno per, per gli equilibri che aveva la Spal quest'anno. Puoi giocare in tre di centrocampo se le due ali sono due ali che tornano tanto, se l'attaccante centrale è uno che tiene tanta palla che fa, fa salire la squadra, in questa spalla Maestro non può, non può giocare a centrocampo, per, secondo com, come la posso vedere io. Eh, può fare il quarto di Sinì, può fare il quarto nei quattro di centrocampo, giocando col 4-4-2, però non è uno che punta l'uomo sulla fascia, ma uno che deve rientrare. Quindi bisogna, bisogna costruirgli attorno un, un gioco che però ancora in questi due anni, anche se l'anno scorso dobbiamo dire la verità, non ha fatto per niente male, anzi, ha fatto bene. E, Quest'altro anno insomma eh, si vedrà, non so se ancora hanno di contratto o meno, però è un giocatore che deve decidere se sempre qui di fare sicuramente la differenza, se invece ha delle alternative per andare via e si sente diciamo eh, in Serie C si sente sprecato è, gi è giusto contentarlo. Però farei fatica a, darti un, a costruire qualche cosa intorno a un giocatore che non conosco a livello umano. dobbiamo ancora molto trovare un addetto ai lavori che abbia <ride> certezze sulla collocazione tattica di maestro. Possiamo partire, Stefano, però dal presupposto, che ci saremmo aspettati molto, molto di più da questo ragazzo. No, beh, eh, sì, sicuramente nel corso dell'estate abbiamo a lungo dato per scontato che se ne sarebbe andato maestro, anche sembrava... nel caso del mercato di gennaio. Sì, ma nel corso dell'estate eh, si sprecavano voci accostamenti sul suo conto, si era parlato del Parma, la Sampdoria addirittura. A gennaio sembrava ad un passo dal Bari, poi ci hanno detto che in realtà le cose non erano proprio così eh, ci ricordiamo però anche quando Tacopina ci annunciò insomma, la scorsa estate che aveva raggiunto l'accordo per trattenerlo, che Maestro era felice di sposare il progetto della Spala, era felice a Ferrara, e ci, ci aspettavamo tutti che questo giocatore fosse la ciliegina sulla torta di questa squadra, fosse, fosse sul serio un giocatore che in B... Cioè che in C sposta gli equilibri perché comunque aveva giocato con continuità in Serie B per 4-5 anni con diverse maglie l'anno scorso era stato comunque mh, un giocatore di quelli che aveva fatto la sua parte nonostante la retrocessione e invece sta facendo peggio in C rispetto a quello che aveva fatto in Serie B è, è un giocatore Troppo discontinuo, che è spesso acciaccato ha saltato tante partite, eh, ma soprattutto c'è questo equivoco tattico che, che continua e che si fa fatica a sciogliere. Eh, eh, col 4-3-3 è una mezzala col 4-4-2 è ala sinistra eh. che non, non, però non dà adeguate mm. garanzie in forse non è nessuno di questi ruoli ci ha provato Colucci a metterlo sotto punta in un 4-4-1-1 ma anche in quel caso non, non si combinava granché perché poi eh, la prima punta non aveva rifornimenti lui no, no, non riusciva comunque ad incidere eh, forse ne, nella sua carriera ha dato il meglio dietro due punte mh, quando Potrebbe giocava essere. ad Ascoli. Eh, Potrebbe essere. Mh, però eh, è difficile anche costruire una squadra intorno ad un giocatore che non sai poi cosa effettivamente ah, sì, può dare. Sarebbe, sarebbe un errore imperdonabile, ah, certo. eh, eventualmente potresti anche pensare, tu hai tirato eh, questa situazione, eh, a un eh, maestro come eh, sottopunta, però dovresti avere un 9 eh, con grande fisicità, ecco, che lui guardando la porta potrebbe inserirsi, perché poi se lo schiacci troppo eh, lo fai partire con spalle rivolte alla porta. Sì, eh, però ehm... dovresti avere un numero 9 che segna 20 gol, perché comunque... Sì, e ehm... poi con anche ehm... caratteristiche eh, fisiche di un certo tipo. Eh, cioè, è una bella incognita. Personalmente ritengo che qualora dovessero arrivare, eh, questo sarebbe un discorso utile sia per la società che per il ragazzo, un'offerta nel corso del mercato estivo ehm, sarebbe opportuno che Maestro trovasse un'altra collocazione, perché forse qui anche il ragazzo si ritrova un po' eh, perso, ecco, si sfiduciato, ormai capisce che eh, l'ambiente non è più eh, tanto dalla sua parte, nonostante poi non, non ci siano state mai. Aspre contestazioni nei suoi no, confronti. Perché a me, ti dico la verità: per me, si è sempre impegnato. Anche nelle partite peggiori, che è, no, no, è no, la sua questo, cadenza che è quella. Ma non è che Secondo arriva ad affermare in certe situazioni. Passami questa, questa mia affermazione, eh, appunto: eh, che un giocatore è arrivato al momento in cui deve cambiare aria. Ha sì, 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 certo. necessità sì, sì, di cambiare aria. Hai <ride> ragione, hai ragione. Abbiamo qualche messaggio, poi dopo sì. abbiamo anche le pagelle. Esatto, dopo andiamo a guardare le pagelle, intanto guardiamo qualche messaggio che ce ne stanno arrivando diversi. Spal Gubbio 3-0, Bella Spal. Gubbio oggettivamente superiore. Noi abbiamo sfruttato i contropiedi per poi serrare i ranghi. Possiamo partire da qui. Io confermerei l'allenatore per il prossimo anno e poi creerei la base per il prossimo campionato. Cosa ne pensa sovrani della situazione tifosi contro la proprietà della spalla? Secondo lei è insanabile? Quali saranno gli orizzonti che si vedranno afferrare? Intanto magari partiamo da questi due messaggi. Eh, di insanabile nulla c'è, nella vita, nella vita di insanabile nulla c'è. Io esprimo un'opinione, eh, l'opinione relativa a chi deve fare il primo passo. E il primo passo a mio giudizio lo deve fare Giosa ma... Non è che si debba prostrare dinanzi ai tifosi, però deve essere lui che allunga un po' la mano. Io sono convinto che i tifosi poi sarebbero eh, pronti a, a prendere quella mano. Adesso pensiamo a raggiungere eh, la salvezza, dopodiché si deve guardare al futuro. Oltre che per quanto riguarda le questioni eh, tattiche, tecniche, organizzative, anche a sanare eh, questa. Non la voglio definire frattura, la definirei forte, forte frizione che si è venuta a creare. Per fortuna, per fortuna, Edo, i tifosi, a prescindere eh, dal rapporto con eh, il presidente, non hanno smesso un secondo di sostenere la squadra, anche perché nei momenti più difficili, più delicati, anche quando la squadra non dava nessuna sensazione di potersi riprendere. Durante la partita, dal fischio d'inizio fino a quello finale, rarissimamente c'è stata contestazione nei confronti di chi era in campo. Mi ti è fatto un comunicato all'inizio, proprio scrivendo quello che avrebbero fatto e hanno. hanno non mi hanno riferisco fatto solo fatto a ieri. Proprio... Eh, non mi riferisco solo a ieri. Mi riferisco no, no, a, tutta a tutta questo campionato. Ieri, se ripeto, prima di parlare a 7000 persone, di dico che i ferraresi hanno avuto una bella pazienza, <ride> tanto amore perché quello è chiaro eh, per la Spal. Ferrara ha un amore viscerale, però eh, tanta pazienza c'è stata perché spesso anch'io andavo allo stadio sapendo già di vedere una partita che non, non bella ma con cui ci si andava lo stesso. Con Tacopina per me sarà molto difficile, soprattutto con la curva, a, a meno che lui non cambi totalmente d'atteggiamento. Come dici, te, niente è insanabile, però dovrebbe, basta sparate, basta interviste in cui dice quelle que robe che non possono mai avvenire, insomma, deve cambiare secondo me, come dicevo prima, secondo me deve, siccome penso che il lavoro che fa e per la vita che ha, non deve essere uno stupido assolutamente, anzi eh, dovrebbe mettersi un po' nei, in, nei nostri panni ecco, e, e cercare di capire un po' più la città. In quel modo lì potrebbe errare molto meno e la gente. Eh, lo perdonerebbe sicuramente perché ripeto l'amore per la spalla è talmente grande, e poi ripeto a livello societario, a livello di gestione: noi per ora no, non discorso, possiamo dire niente. Sono, sono due discorsi. Eh, se, eh, eh, però se poi arriva uno, anche... se arriva un presidente che comunque con i tifosi va d'accordo e molto, e poi dopo alla fine non c'è una lira e ci porta. No, no, no. no, no, eh, no, no io, cioè, questo cioè, qui ha, sono, ha una parte economica. Sono, poi dopo dovrebbe cambiare atteggiamento. Ci, ci sono tre discorsi: quello basilare, l'economico, e qui. Nulla da eccepire. C'è il discorso tecnico e qui qualche interrogativo ce lo, ce lo, ce lo dobbiamo per certo, forza lo dobbiamo porre, porre. Dopo, dopo questa serie di campionati in cui sono state ridotte all'osso le, le scelte eh, azzeccate. Poi c'è eh, il discorso che è più delicato, quello di ritrovare la compattezza con chi tutte le sante settimane... E si ritrova a sostenere la squadra Valentina nel bene e nel male perché voi ci siete sempre, sì. sempre, se, sempre sì, diciamo. ci siamo sempre stati siamo stati anche in serie D per cui abbiamo sempre seguito la Spal, chi ama la Spal non, non vede neanche la categoria ecco, ci sono in quei 5.000 affissi poi esatto, dopo ogni tanto ecco, e poi c'è il boom o altrimenti c'è il recesso da parte, sì, sì. però c'è proprio lo zoccolo duro di cui fa parte anche la curva, eccetera, il coordinamento, che questi non mollano mai. Quindi... Anche perché andare allo stadio comunque vedendo un po' la situazione degli stadi italiani sì. di Serie c, di Serie B, insomma il nostro stadio è veramente una roba è veramente che è, è più unico che è raro in Italia, c'è da dire la verità È avvilente ritrovarsi in certi impianti dove ci sono società che fanno miracoli sia a livello gestionale, guardiamo, Tanto di cappello, guardiamo per quello, per quello che stanno no. facendo a Pineto, a Recanati, a Sestri e il Sestri Levante che si ritrova a tutte le domeniche a giocare in trasferta ma ci sono 200 e passa chilometri tra sì, sì. Sesti e Vercelli. E Vercelli. Eh, Stefano ha eh, sodato, acclamato, acclarato che eh, i problemi tra squadre e tifosi eh, ci sono solo in, in certi momenti molto rari per fortuna in cui soprattutto eh, emerge carenza di impegno da parte dei giocatori, cosa che non è parsa emergere nel corso di questa stagione. La tua opinione invece sulla possibilità o meno di riuscire a riallacciare il rapporto per il bene di tutti tra Gio Copina e la maggioranza dei tifosi? Ma è, è una domanda molto difficile a cui rispondere, la soluzione non c'è perché non... Cioè la, so, la soluzione è difficile da, da trovare, sicuramente Taccopina deve, deve cambiare il suo, suo atteggiamento anche se è più forte di lui... Eh, deve provare a mantenere un, un profilo più basso possibile evitando assolutamente eh, dichiarazioni come quella eh, dopo, dopo la partita con, con l'Ancona che proprio non ci stava. Eh, mi ha abbastanza sorpreso perché da un po' di tempo stava in realtà seguendo un, un certo filone, insomma... Mh, a, addirittura non aveva nemmeno parlato quando era venuto a Ferrara l'ultima volta. Non... Era in stand-by. <ride> eh, sì, io er, ero convinto che mh, non si sarebbe più, più espresso diciamo fino a fine stagione quando, quando magari dopo la, la salvezza avrebbe potuto dire la sua ecco, o anche sparare a zero nei confronti di tutti ma... Lo, lo, lo poteva fare a fine stagione, invece ha deciso di, di sganciare quella bomba, e insomma, eh, sicuramente mh, sono state parole che non sono piaciute a molti. E la, la curva si è fatta portavoce e, e ha detto a gran voce quello, quello che pensa di lui per l'ennesima volta. Ecco quello che posso consigliare a Tacopina è di, di mantenere un profilo basso, di lavorare meglio possibile nel corso dell'estate, allestire una buona squadra, affidandosi a dei, a dei professionisti importanti e poi. Eh, se si comporterà in un certo tipo, io penso che la città e la tifoseria eh, gli possano andare eh, dietro. Ecco, Nel frattempo c'è il pareggio dell'Inter, quindi Udinese 1-1. Esprimo velocissimamente la mia opinione su questa eh, ultima, tra virgolette, definiamolo, uscita di, di Giota Coppina. È una sensazione suffragata dal nulla. Per me il eh, presidente della SPAL era ancora convinto, fino alla partita di Ancona, la sua squadra potesse accedere ai playoff, era convinto che eh, la Spal potesse farcela, eh, tutto è tramontato, poi a quel punto nulla c'era più da fare e allora non è riuscito a trattenere la sua delusione e si è espressa in questo modo, condivido pienamente Stefano la tua opinione, poteva mandare giù il classico Magone come tutti stiamo facendo nel corso di questa stagione per poi riprendere a organizzare il tutto a partire eh, mi auguro già dalla prossima settimana, visto che eh, domenica sarà a Chiaveri, quindi in settimana sarà a Ferrara. Chissà che già domenica sera non si possa dire, il, il, il dado è tratto, si può già programmare, quindi anche scutare questo largo anticipo rispetto alle altre società per eh, lavorare in prospettiva. Di lavoro ne avrà tanto. Spal andiamo a sentire le pagelle assegnate ai Bianco -azzurri. Galeotti 7. In apertura alza in angolo un pallone involontariamente indirizzato a fil di traversa da Antenucci. Nella ripresa ribatte un'insidiosa conclusione della distanza di Rosaia. Per il resto sbriga un lavoro di ordinaria amministrazione senza la minima sbavatura. Diringhelli 6 e mezzo in affanno solo nelle prime battute. Poi, grazie al sacrificio di tutti i compagni che stanno compatti a protezione della tre quarti, vive un pomeriggio tranquillo e chiude con il primo gol alla 38 esima presenza in maglia Spal tutto grazie al regalo di Vettorelma, va sottolineato come alle soglie del centesimo minuto si trovasse ad un passo dalla porta avversaria. Valentini, 6,5, si conferma come da varie partite a questa parte perno del reparto di una difesa che incamera la terza gara consecutiva senza subire gol. Fiordaliso, 6,5, Di Carlo si sta rendendo conto di non dover versare lacrime per il perdurare delle indisponibilità di Bassoli e Peda. L'ex difensore della Cremonese, anche al cospetto di Udo e Bernardotto, non ha sofferto, emerge essere più indicato per un impiego al centro che sugli esterni. Tripaldelli 6. Raramente dalle sue parti hanno trovato spazio gli uomini di Praglia, è probabile che Di Carlo gli abbia chiesto di limitare le proiezioni nella metà campo del Gubbio che giustamente sono ulteriormente diminuite dopo il doppio vantaggio. Rao 6 mezzo, ancora una volta dimostrato di poter contribuire alla causa, sarà la gioventù ma sembra quello che ha più sprint nelle gambe di tutto il gruppo. Delizioso il colpo di tacco che ha innescato dal monte per l'azione del raddoppio. Nador 6,5. le sue lunghe leve e la struttura che di certo non possiedono gli altri compagni di reparto, Continuano a dimostrarsi armi importanti, specie quando è prioritario il sacrificio. Bene fa di a confermargli fiducia. Buchel, 6, ancora non riesce ad incidere. È troppo scolastico per quello che ci si aspetta da un giocatore delle sue qualità. Vale per lui il discorso fatto per tutta la squadra. È stata la partita del mettersi al servizio della causa. Dalmonte, 7, sufficiente la coppia di assist per la doppietta di Zilli per inserirlo nel gruppo dei migliori. Magari difette in continuità, ma quando nell'arco di una partita arrivano giocate come quelle di ieri gli si possono perdonare anche le pause e qualche imprecisione. Antenucci 6 anche per il capitano partita di grande sacrificio, visto come è stata impostata da Di Carlo che ha puntato a far densità nella sua metà campo, di certo non agevolando il compito degli attaccanti. Da evidenziare quel destro dalla distanza che ha costretto Vettorella ad un intervento tutt'altro che semplice. Zilli 7, quasi una mezz'ora da comparsa, poi è arrivata la doppietta. Doverosi gli applausi, specie per la rete dell'1-0 con, dopo l'anticipo su Chiarello, una diagonale di rara efficacia. Primi due gol in maglia spal che potrebbero risultare determinanti nella corsa verso la salvezza. Eder a 5,5. Dentro, dopo l'intervallo per sostituire Rao, uscito per le ripercussioni di uno scontro con un avversario. Poco preciso, se si fa eccezione per il cross, che ha portato alla rete di Ghiringelli con cui è stato completato il Tris sotto una Ovest festante, pregustando la gioia per un fallimento che pare allontanarsi. Petrovic, 5.5. ,5. In campo, nel momento in cui la spalla aveva come unico obiettivo. Quello di non concedere spazio agli avversari per cui specie per le punte mettersi in evidenza non risulta semplice, ma forse qualcosa di meglio avrebbe potuto fare. Wright 6 e mezzo, una ventina di minuti, quando Di Carlo ha deciso di passare alla difesa con tre centrali. Ha presidiato senza indecisioni la zona segnatagli dal suo allenatore. Valentina, avevamo già sfiorato l'argomento in precedenza, ci chiedono che rapporto c'è tra il coordinamento dei club e gli ultras. Allora, eh, fin dall'epoca dei colombarini eh, noi con gli ultras eh, abbiamo parlato e abbiamo capito che non c'era nessuna necessità di fare la guerra perché tutti tifiamo Spal e dovevamo remare tutti dalla stessa parte. E così è stato, c'è un gran rispetto loro per noi e noi per loro, per quello che abbiamo fatto, siamo mh, due gruppi che hanno sempre seguito la Spal nel male e, e nel bene e quindi, come dico, c'è grande rispetto e mh, diciamo che le cose vanno bene, ecco. Abbiamo qualche altro messaggio interessante? Sì, abbiamo qualche altro messaggio. Allora, intanto ci dicono che Nador l'ultima partita non ha giocato bene e che si può anche dire in studio, dato che diciamo, non l'abbiamo detto più di tanto. No, le sue... vede il calcio nella sua maniera, secondo me ha fatto un'ottima partita. Poi, dopo meglio il secondo tempo che il primo, però si rispettano tutte, tutte, tutte... le idee. Stefano? Sì, no, beh, come l'ha detto anche. L'ha detto anche di, di Carlo dopo la partita, insomma, che il giocatore era, ha cominciato in maniera un po' tentennante, come poi il resto della squadra, perché non dimentichiamo che nella prima mezz'ora fino all'1-0 in campo c'è stato il Gubbio, alla spal quasi non pervenuta. Eh, dopodiché eh, la Spalla ha trovato il vantaggio, ha trovato il raddoppio, nel secondo tempo Nadora ha giocato una gran, una, una gran bella partita. Adesso andiamo in pubblicità, a ah, tra pochissimo. Bentornati, Pescara e Intella sono entrati nel 65 minuto e sono sullo 0-0, Lucchese e Arezzo anche loro sullo 0-0, mentre Udinese Intero sull'1-1. Alessandro, stanno arrivando tantissimi messaggi, questa sera ci scrivono playoff di rincorsa all'ultima giornata, ora 3 su 3. Farei esprimere un'opinione prima ai nostri ospiti, eh, partendo da Valentina che è super tifosa, a tuo giudizio ci possono essere ancora eh, i presupposti per agganciare la zona playoff, ricordiamo che eh, attualmente eh, l'ultima squadra che nel gruppo eh, playoff è il Rimini dando per scontato che finisca 0 eh, a 0 il posticipo di questa sera tra, mh, dove in campo l'Arreso. Quindi qual è il merito? La tua opinione ma io in realtà ho la testa soltanto al fatto di, di poterci salvare, di poterci salvare anche una, una settimana prima e avere la sicurezza. Però insomma i play off li vedo un pochino una cosa un po' difficile. Può succedere di tutto, perché abbiamo visto che insomma, in questo campionato la classifica è veramente molto stretta. E ci sono pochi punti diciamo, da una squadra all'altra. Però io i playoff no, non ho, non ho queste aspettative. Ecco. Poi se, se ci fosse benvenga, ecco, però in realtà la mia testa è alla salvezza. Diciamoci la verità. Ammesso e non concesso che la spalla riesca a fare filotto, no? quindi andrebbe Anche a quota sei. 49. C'è da ipotizzare che il Rimini non faccia almeno tre punti? Okay, guardiamo il Rimini che è, è, è l'ultima di questa classifica a quota 47. Oppure eh, non facciano due punti senza poi andare a ricercare gli sconti diretti perché poi la spalla è in svantaggio con... Eh, con la Juventus Next Generation è in svantaggio, eh, con eh, l'Arezzo, in parità con il Rimini, eh, mentre è in vantaggio sulla Pescara. No, non vedo proprio la possibilità che la SPAL possa scavalcare eh, queste squadre. Piuttosto. Beh, sbaglio? no. <ride> Piuttosto guardiamoci alle spalle. Quindi andiamo un po' ad analizzare eh, la situazione. Oggi come oggi la Spal è a quota 40, quindi ha tre punti di vantaggio sulle Recanatese. Sappiamo che Spal giocherà a Chiavari, ospiterà il Pineto, poi eh, l'ultimo turno di campionato giocherà a Olbia. La Recanatese, che in questo momento è quint'ultima, eh, a quota 37, giocherà a Cesena... Sembra che il Cesena nulla voglia regalare, perché anche ieri stava perdendo 1-0 a Alessandria sul campo della Juventus. Bisogna fare il record di punti. E, e, alla fine eh, è andato in pulsi eh, per il due giusto, reti sì, a una. Non, 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 Poi giocherà in casa non, non, col Gubbio. Ecco, diciamo che questa potrebbe essere una partita non difficilissima. Tutto da vedere la trasferta a Chiavari, perché anche la Recanatese troverà l'Entella. Eh, mi auguro che l'Entella a, a quel punto sia fuori da tutti i giochi, esatto. perché se fosse... Ancora eh, dentro i giochi, significherebbe che oltre a fare punti questa sera, eh, avrebbe fatto bottino pieno con la Spal. Quindi facciamo un po' tutte queste previsioni. Io penso che eh, sia difficile che la Spal rischi di non arrivare a almeno quint'ultima, perché poi prendiamo anche in, in esame la peggiore delle ipotesi: la Spal oggi ha 5 punti sull'Ancona di vantaggio e 7 addirittura sulla Vispesalo. Con la dispesa anche in vantaggio nei confronti diretti, quindi diciamo che con la difesa i giochi sono fatti, deve gestire i 5 punti di vantaggio sull'Ancona. Sull Ancona. Eh, Ancona che giocherà in casa col, col Sestri, eh, poi andrà a Pescara e giocherà in casa con la Lucchese, Lucchese che secondo me l'ultima domenica, l'ultimo turno di campionato, potrebbe ancora avere necessità di punti per stare nel eh, gruppo dei playoff. Play quindi diamo per scontato che la SPAL possa tranquillamente lasciarsi alle spalle l'Ancona, perché non, non vedo proprio come la spalla possa venire superata dall'Ancona, potrebbe esserci un miracolo dell'Ancona, 9 punti, 9,44, che la resti, resti bloccata lì. Quindi in questo, in, in questo caso la SPAL dovrebbe guardare, dato, dato fatta l'ipotesi che o l'Ancona o la Canatese la superino, deve guardare alla penultima. La penultima, che a mio giudizio, sarà la Fermana, la Fermano oggi ha quota 28. 28 deve giocare in casa con la Lucchese, chiuderà in casa col Pescara e poi andrà sul campo della Juventus Night Generation. Qualora eh, eh, facesse 9 punti, 28 e 9, 37, eh, l'Asfaldo dovrebbe andare addirittura a 46 a questo punto, perché eh, dovrebbe avere 9 punti di distacco. Però non vedo. Perché. Tante possibilità, cioè dovrebbe proprio far Carachiri la spalla e dovrebbero fare Miracoli le altre. Cosa dite? No, dai. Cioè, mm, io, io penso che la partita in cui si possano probabilmente chiudere i conti sia la prossima in casa contro il Pineto. C'è una combinazione che prevede la salvezza anche già domenica prossima, però mi sembra. Molto, prematura. molto difficile mm. e. E obiettivamente mh, mi, mi sembra la, la, la situazione più probabile quella della, della partita, diciamo, della salvezza contro il Pineto. Chiaramente la Spal deve fare la sua parte, magari, magari uscire indenne domenica prossima a Chiavari e poi, eh, e poi vincere contro, contro il Pineto, non mi sembra un'impresa impossibile. Poi, se proprio le cose dovessero andare malissimo, ma è non voglio neanche pensarci, no, sì, c'è che... no, l'ultima spiaggia dell'Olbia, potrebbe essere già retrocesso all'ultima giornata. Quindi cioè. se ne prendo tre, e forse è anche <ride> giusto che andiamo a retrocedere. <ride> sì, cioè... no, certo. Anche perché poi la squadra adesso sta dando una certa fiducia. Io penso edo, che lo stesso Pinetto eh, sia una squadra... A prescindere dai punti, punti certo, certo. inferiori, eh, io penso Dante, anche una squadra come la Lucchese che l'ho vista tutte e due, no, me, ma, anzi tre ne ho viste no, perché beh, Stiamo so. facendo un discorso in relazione alle squadre che la Spal dovrà affrontare prima della conclusione del campionato, Sono, se è più forte tutte e tre. Eh. Forse l'Entella... Ma. Sì, l'Entella è l'altra grande delusione di questa, sì, uh, sì. di questa stagione, però se questa sera non dovesse andare oltre il pareggio, che siamo già uh, siamo a 18 minuti dalla conclusione, più uh, recupero... Uh, Diamo per scontato il pareggio, l'entella salirebbe a quota 42 e eh, si ritroverebbe a re dover recuperare 5 punti sul, sul rimini con 9 punti a disposizione. È probabile che poi anche l'entella domenica prossima possa contentarsi di, 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 un, eh, vale. di un pareggino sì, per evitare eventualmente poi di farsi risucchiare, perché poi non è che l'entella possa essere così sicura perché si troverebbe a 42. La salvezza è a 43-44. Abbiamo fatto due conti, i punti necessari, a prescindere da tutti i risultati che arriveranno dai campi dove giocano le altre squadre, più o meno coinvolte, quindi ci inseriamo pure anche eh, no. lo stesso Entella, il Sestino, ma le stesse squadre a 43, eh, tipo, tipo la, la Lucchese o il Pineto che ha 44. Se fai sei punti, Qualsiasi situazione possa venirci a creare sei salvo. È... Il vento tira un po' da nostra, stiamo facendo bene, la squadra è forte, eh. il pubblico è sempre più numeroso, voglio dire ci sono tutte le, tutti i tasselli giusti ecco, per, per fare un finale, un finale di stagione all'altezza. Noi le viaggiamo 2-3, poi dopo se c'è il miracolo playoff eh, <ride> lo accettiamo, però la ecco, più verosimilmente dovrà cercare di salvarci ci nelle prossime due ci partite. Ci vorrebbero eh, decine e, e, e decine di miracoli. E diciamo, come diceva Stefano, non è poi così, così proibitivo ecco, questi quattro punti, speriamo. Passiamo a Ralit Pereda per vedere chi è stato il migliore in campo nella partita di ieri in collaborazione con Exera. Per il resto del Carlino il migliore in campo è stato Zilli, giudizio condiviso anche dai colleghi della Nuova Ferrara di Telestense, di www.telestense.it, di Essenze.com e dello spallino.com. Troviamo così in classifica in prima posizione Dalmonte con 24 citazioni, a seguire Peda con 22, Valentini con 20, Bassoli con 14, Zilli con 12, Rao con 11 e Antenucci, Galeotti e Maestro con 10. Andiamo in studio, eh, se, ditemi eh, qual è il giocatore che, eh, secondo la vostra opinione, eh, vi ha eh, maggiormente stupito in senso negativo e quello in senso positivo? Oh, in senso negativo <ride> ce ne sono tanti da scegliere, in senso positivo... A me è piaciuto, mi, è piaciuto mh, non tanto per, mi piace molto Valentini, mi sembra anche lui mi sembra un, uno dei pochi leader di questa squadra. E, secondo me è un ottimo giocatore dal Monte. Un ottimo giocatore, eh, tecnicamente molto forte. E poi a me mi piacerebbe molto tenere Zilli Stoltran, giovane, motivato, mi sembra anche lui un ragazzo molto, molto serio, con la testa sulle spalle. Per il resto quest'anno purtroppo abbiamo, e secondo me Peda, Peda è un giocatore che può giocare tranquillamente tra B, tra B e A. Eh, no, Peda è un giocatore che purtroppo andrà via. cederà al Palermo perché eh, era già... già tra virgolette, venduto in estate, e, e di conseguenza è rimasto solo in prestito a Ferrara Sì, sì, sì. Stefano. E poi speriamo, ecco, è un ottimo prospetto, sicuramente. Rao è ancora un po' leggero, ancora un web, però secondo me ha fatto, fatto discretamente in quest'anno. Stefano, allora eh, come nota positiva, beh, secondo me Dalmonte è il giocatore forse più forte che ha squad la squadra. la Dalmonte è passato in vantaggio a Lucca. Dicevo Dalmonte, credo che sia il giocatore più forte, più decisivo che ha la spalle in questo, questo momento. Eh, purtroppo mh, non ne, abbiamo, ne abbiamo dovuto fare a meno per, per parecchie giornate, insomma, quando è, è tornato a certi livelli si è, si è visto. Mi è piaciuto anche molto Bassoli quando, quando è arrivato a Ferrara. Era un giocatore fermo da, da molto tempo, si è subito inserito. È diventato titolare inamovibile e purtroppo anche lui è adesso infortunato. però mi piacerebbe rivederlo l'anno prossimo. Ma sono i tre giocatori che sono in scadenza di contratto, però il ragazzo eh, ha detto chiaramente, ha fatto capire chiaramente che non avrebbe alcun problema a vedersi rinnovare l'accordo. Penso che la spalla. Eh, di certo non si lascerà uh, scappare questa opportunità. E nota ne negativa, maestro, mi spiace dirlo, però insomma, la più grossa delusione, considerando le aspettative che c'erano sul suo conto. Valentina, anche per me, è nota negativa, maestro, che insomma, ci si aspettava di più da questo ragazzo. E purtroppo ha, ha deluso, ecco, diciamo, anche se io sono sicura che lui abbia delle grandi potenzialità e che quest'anno non, quest non sia riuscito ad esprimere al massimo queste sue doti. Eh, nota positiva, invece, a me piace molto Valentini e poi anche Del Monte. Adesso andiamo in pubblicità, a tra pochissimo. Bentornati, Pescara Entella sono ancora sullo 0-0, anche Lucchese e Arezzo mentre Odnese Intero sull'1-1. Stiamo guardando qua in studio la partita proprio dell'entella. Come ve l'aspettate la partita contro la Sparda? Che prossimo avversario ci possiamo aspettare? Beh, l'entella è probabilmente insieme alla SPAL la principale delusione di questo di questo campionato era partita con, con grosse ambizioni, a differenza della SPAL era già in questa, in questa categoria, quindi, quindi già, eh, già conosceva insomma eh, quello mh, che si sarebbe trovata di fronte. Eh, era partita con grande anticipo nel costruire la rosa e e invece si è, si è ritrovata a fare i conti con, eh, con, un, con un campionato che l'ha vista subito eh, a, do, a dover rincorrere, a dover rincorrere questo Cesena che ha cominciato a fare da lepre e, e nessuno l'ha più preso. Lentella ha, ha, mh, è riuscita a tornare in corsa, a rimettersi in carreggiata cambiando, cambiando allenatore. Eh, è servito parzialmente perché insomma è servito ad uscire dalla zona retrocessione ma non a fare quel salto di qualità che ci si aspettava ad inizio campionato e infatti gravità metà classifica eh, in una terra di nessuno che sicuramente non, ehm, non riscuote l'entusiasmo dei tifosi e di una società comunque sempre ambiziosa. Edoardo, secondo te che partita ci possiamo aspettare? Eh, non si sa, è una partita di fine stagione, come diceva Stefano, sono le due più grosse delusioni del campionato, sia a livello di giocatori come Montegaggi, quando la stagione poi vanno in quella maniera lì, ecco, sarà molto difficile prevedere una, una partita, come andrà la partita. Ecco. Come diceva lui, Lentella è molto ambiziosa, è una proprietà molto, molto ambiziosa e è una partita come tante altre in cui la Spal, secondo mio parere, si gioca al 100% lo portare via l'intera posta ecco. Valentina secondo te potranno arrivare i tre punti? Eh? Eh, io lo spero con tutto il cuore quello che spero più che altro è che la Spal sia seguita da tanti tifosi perché l'Entella non ha molti tifosi quindi il dodicesimo in campo secondo me può anche fare molto speriamo che partita. si faccia sentire certamente in vista di questa gara abbiamo sentito il collega Domenico Marchigiani di secolo XIX andiamo a sentire le sue parole Ciao Domenico grazie per la tua disponibilità a presentare questo Intella che direi va a braccetto con la spalla. secondo la mia opinione sono state le squadre che maggiormente hanno deluso rispetto alle premesse della vigilia nel girone B della Serie C Buonasera, grazie dell'invito. Eh, sì, sposo assolutamente la tua, la tua tesi. Sono due squadre che hanno fatto un campionato certamente al di sotto delle aspettative. Eh, è un campionato al quale bisogna dare in qualche modo punto esclamativo. Insomma, sono abbastanza vicini a un traguardo assolutamente minimo per, cui, per quelle che erano le premesse di inizio stagione. Ma insomma, va ancora conquistato in qualche modo. Cosa non è andato rispetto alle previsioni della vigilia quest'anno a Chiavari? È una squadra che eh, rispetto alla scorsa stagione ha cambiato tantissimo anche in estate, questa forse è la madre di tutti gli errori perché è comunque una squadra che è arrivata nella passata stagione a tre giornate dalla fine dopo un lungo inseguimento ad essere prima in classifica, eh, probabilmente andava soltanto ritoccata e non, ehm, e non rivoluzionata in modo sostanziale come era già stata in estate eh, cosa che invece non ha fatto il Cesena con il quale l'anno scorso dentale era arrivata a pari punti eh, risultando, seconda, risultando terza soltanto per la questione degli scontri diretti eh, poi a gennaio la squadra è stata assolutamente rivoluzionata di nuovo ehm, è stata fatta anche una rivoluzione sostanziale dal punto di vista dell'abbattimento del, del e eh, la squadra è stata estremamente ringiovanita, tanto che eh, praticamente da quel momento in poi ha giocato sempre con una media di 4, 5, a volte 6 giocatori in quota under. È eh, chiaro che c'è stato un cambio di strategia, una volta perso il campionato l'Intel ha provato in qualche modo a fare un qualcosa di diverso quindi Matteo Superi è stato costretto a cambiare un po' quelle che erano state le idee di partenza il nostro amico Matteo Superi perché tu sai ha giocato nella spalle. è ferrarese esatto, esatto Matteo che è qui da 16 anni ormai si sì, è stato fatto un cambio un cambio sostanziale di strategia che ha funzionato e non ha funzionato, nel senso che poi l'Intella eh, è una squadra che è stata frenata dalla zavorra dei, pa, dei pareggi. Del, del sport, adesso non ho no, niente davanti, ma parliamo di 11 pareggi e sì, tantissimi pareggi che l'hanno tra l'altro anche in, uh, in partite che forse meritava oggettivamente di, 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 di quali oggettivamente meritava di, di trarre qualcosa di più perché sono. Diciamo che nelle annate che non funzionano, neanche la fortuna spesso ti, ti sorride. E questa è stata un'annata così, l'annata peggiore eh, dell'Entella in Sicuramente negli ultimi da quando è tornata stabilmente in questa, in questa in quest elite, ed è una stagione che ha tracciato anche poi immagino che a Ferrara sarà la stessa cosa. Ha anche tracciato una frattura abbastanza netta con con la tifoseria che si era abituata molto bene, e tu mi insegni che quando ti abitui a pasteggiare in un certo modo, tornare a mangiare pane e salame è un po' dura da digerire, però eh, ho anche detto che l'intella negli ultimi anni è sempre stata una realtà molto forte in C. Aveva fatto anche i suoi campionati dignitosi in B, è chiaro che ogni tanto certe annate che non funzionano capitano e questa è sicuramente una di quelle. Ma c'è voce, almeno è corsa voce, nel corso della stagione degli Ambienti che il Presidentissimo eh, si stia un po' stancando? È una voce che può rispondere a un fondo di verità? Ma eh, in realtà lui lentella nel cuore perché poi parliamo di un imprenditore che è nato a Chiavari per cui ha un legame diciamo che va anche oltre al suo ruolo imprenditoriale. Eh, lui poi voi come sapete, in questi mesi è stato molto impegnato con la questione della sua candidatura a Confindustria, e per cui l'entella è passata lasciata sicuramente nelle mani dei suoi, dei suoi più stretti collaboratori non è stata una sua priorità. Eh, ma conoscendo le ambizioni del presidente, non è uno che molla e sono abbastanza convinto che l'anno prossimo rilancerà e cercherà di fare un'entella un competitiva perché vivacchiare in Cina è eh, sicuramente nel suo ordine. Tornando alla squadra, il principale tallone d'Achille sembra essere quello dell'attacco, tant'è che è stato anche rivoluzionato nel corso del mercato di gennaio, appena 31 reti all'attivo, peggio hanno fatto solo Fermana e Olbia, soprattutto in trasferta la lentella fatica a trovare la via del gol. sì, i dati dicono questo, eh, è un una squadra che segna pochissimo, eh, fa tantissima fatica anche a costruire. Eh, L'impressione anche che Gallo abbia capito le difficoltà, e, e abbia puntato molto di più sulla fase difensiva che non sulla di costruzione, tanto è vero che è, è vero che lentella ha uno dei peggiori attacchi del, del girone, ma anche una delle migliori difese del girone. Eh, credo che dietro al Cesena. E, Forse la cioè Cisena La Caravese sia quella che ha subito meno rating in tutto, in tutto il girone, complessivamente è una a livello numerico è una delle squadre che prende meno gol dalla serie C. Mi eh, sono mancati eh, i gol degli attaccanti, eh, anche qui purtroppo le annate degli attaccanti non sempre sono. Sono, sono uguali eh, avevano, fatto, avevano puntato molto su Santini che l'anno scorso a Rimini ha fatto a sfracelli, ha fatto 18 gol e Santini quest'anno a Chiavari ha fatto due gol in tutta la stagione l'anno prima avevano fatto un investimento importante su Zamparo che è venuto qua da Reggio Emilia col titolo di capocannoniere e anche qui di eh, gol ne ha fatti pochi la cessione di Mercai che era un giocatore equilibratore eh, sicuramente ha fatto il resto quindi Diciamo che non hanno azzeccato le punte, è stato, è stato così, o hanno preso punte che hanno fatto annate, sono incappati in annate deficitari dal punto di vista… Sì, così come vedi i nuovi arrivati di Montevago e Giovannini in totale hanno messo a segno 5 gol… Tornando alla squadra, quello che ci si può aspettare domenica, per quanto riguarda la squadra direi che ha caratteristiche simili a quelle della Spagna, la squadra con un passo forse troppo compassato per la categoria, poi ti chiedo in chiusura che tipo di partita ci potremo aspettare? Beh, è una squadra che in casa ha qualche certezza in più, sicuramente eh, non mi aspetto a questo punto nessun tipo di rivoluzione. In questo momento penso che tanto per l'Intella quanto per la Sparsi è importante portare a casa la pelle e sicuramente non mi aspetto un, un grandissimo spettacolo. Ora molto dipenderà anche da come si mette la classifica, ma. Eh, io sono convinto che a questo punto del, del campionato anche qualche calcolo si fa anche mentre eh, eh, giocherà con il suo solito 3-5-2, che ormai è il suo vestito tattico, e eh, cercherà di, di, insomma, di contrastare la SPAL su questo ritmo, su, questa, su queste basi. Eh, ecco, la partita dell'andata fu davvero molto brutta. Speriamo di vedere qualcosa di meglio, di divertirci un pochino di più. Quanto... Grazie, Domenico. Ce lo auguriamo pure noi. Ci diamo ah. quindi appuntamento, Domenica a Chiavari. Grazie ancora. Buona settimana. Intanto sono terminate Pescara in Intella sullo 0-0, Lucchezza Arezzo sull'1-1, mentre Udinese e Inter sono al novantesimo minuto più otto di recupero e sono anche loro sull'1-1, quindi ormai è terminata anche questa partita. Ci chiedono se Tugnovi il prossimo anno rientra alla spalla o rimane a Pescara, anche se do dopo un'ottima partenza inizio campionato in Abruzza ora è un po' sparito. No, eh, cioè la, la spalla l'ha perso in quanto. Eh, la scorsa stagione era in scadenza di contratto, ha provato Fusco in Extremis a, a trovare questo accordo con il suo procuratore che non è stato raggiunto, quindi il giocatore si è accordato con, con il Pescara e la SPAL non ha più alcun diritto sul suo conto. Prima abbiamo parlato di retro, retrocessione di playout, ma diamo anche uno sguardo alla zona playoff. Che playoff vi aspettate? Allora, secondo me la Carrarese è una squadra molto quadrata che prende domeniche ne presi quattro la Recanatese che prende pochi gol ed è molto quadrata. Per me può essere un'ottima sorpresa il Gubbio perché ha un, un allenatore che conosce perfettamente la categoria. E la Torres onestamente la vedo un po', la vedo un po in calo. Poi dopo negli ultimi, negli ultimi anni comunque hanno vinto quasi sempre squadre che sono arrivate quarte o quinte, quindi bisogna stare attente sicuramente a quelle squadre che arrivano lì magari un po' per caso ma che sono molto cariche, hanno poco hanno poco da perdere e che magari il periodo dei playoff è quello migliore dell'anno per mm. loro quindi con tutte queste squadre qui è, una lotteria, è veramente una lotteria Io tifo Gubbio e penso che la Carrarese sia tra le favorite Valentina secondo te tra le favorite chi troviamo? Anche per me eh, sicuramente la, la Carrarese è una delle favorite e anche il Gubbio comunque ha delle buone possibilità eh, però i play-off, tu lo sai, come i play-out sono un terno all'otto. Devi indovinare quella partita e tutto può andare bene o può andare male. Quindi sono dei gran punti interrogativi queste, questi scontri. Stefano? Beh, non dimentichiamo che scendono in campo anche quelle degli altri gironi. Ci sono società molto blasonate che che non vincono il campionato e quindi se la giocheranno i playoff. Eh, per quanto riguarda il nostro girone, eh, Carrarese e Perugia forse sono le squadre più, più attrezzate, non, non credo molto nella Torres anche se è la più bella sorpresa di questo campionato e, e vediamo. Forse sì, se la Carrarese è quella... È quella più, più quadrata, più continua, a parte appunto eh, l'incidente di percorso di domenica scorsa. E, e poi il Perugia, comunque, è un giocatore molto forte. può avere sì, anche sì, 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 è dalla sua sì, sì. il pubblico che le altre, giusto, le altre squadre mm. non hanno. Sì, sì, sono d'accordo con te. Mm. Adesso passiamo al corner di Poltro. Ciao Sandro, ciao a tutti. Un po' di sorriso sulle labbra per questi tre gol, per questi tre punti che sono arrivati ieri contro il Gubbio, che sembrava un po' il Cagliari, sembrava un po' il Genoa, ma in realtà era il Gubbio. Ehm, allora, ci sono dei nomi dei giocatori della Spa che vengono sempre sbagliati, tipo per esempio Sinigardi, Siligardi, oppure Ghirindelli, Ghiringhelli, Biringhelli. Soprattutto eh, ieri allo speaker si è sbagliato, ha detto che aveva segnato Rabbi, che si è girato e ha detto oh, non è che ho fatto io, quindi il gol e l'abbiamo visto di chi era. Comunque a parte queste, queste cose, ieri partita, partita all'inizio un po' dura perché questi qua arrivavano su, cioè, non so come fanno, arrivano le altre squadre, perché arrivano sempre velocemente contro, in, in area subito e fanno sti cross sempre pericolosi? Eh, vabbè, comunque dai è andata, è andata bene. adesso... 46 è il nostro numero, dobbiamo puntare a 46? Puntiamo a 46. Il 46 è sempre stato un numero, il numero di Valentino Rossi, chissà mai che sia un numero che possa portare bene? Chi lo sa? Vabbè, comunque dai, adesso ultimo sprint. Fino alla fine, ragazzi, c'è da soffrire. È il nostro destino di questi anni. È però noi siamo talmente legati a questi colori. E io vorrei solo dire una cosa: che non so. Quanti stadi così belli ci si possono essere in giro e soprattutto quanti tifosi altrettanto belli come quelli di Rissea, perché cioè, ieri era una roba da pelle d'occa sul finale, la squadra lì sotto. Un saluto da Andrea Poltronieri, leggiamo qualche altro messaggio, confermerei l'allenatore per il prossimo anno e poi creerei la base per il prossimo campionato. Voi siete d'accordo su, confer... voi confermereste a questo punto di campionato di Carlo per la prossima stagione? Io onestamente no. Okay. Io onestamente no. Tu Stefano? <ride> non, è, non è facile dirlo. Eh, dico la verità, la prima eh, fase di, di Carlo è stata molto deludente, molto, molto negativa, poi ha compromesso anche poi il resto della stagione perché insomma anche per Colucci non è, non è stato facile prendere la squadra in in corsa devo devo riconoscere però che eh, l'ultima l'ultima fase è stata molto positiva, invece è stato bravo, si vede si è vista la sua mano perché non era non era per nulla facile cambiare cambiare volto a questa squadra, ci ha messo del suo cambiando anche assetto tattico, ha proposto questo 4-4-2 che eh, che è un modulo che ultimamente si vede poco, sì. che una volta allora, ven veniva utilizzato tanto, e invece la spalla ha trovato una quadratura. Eh, vediamo come, come finisce questo campionato. Perché, se, se dovessero arrivare due o tre risultati positivi, eh, con, con una buona prestazione si potrebbe anche. Eh, Vederlo come un campionato negativo, sì, perché è stato negativo, però insomma, con qualche base da cui ripartire. Valentina, dopo che Colucci è stato sollevato dall'incarico di capo allenatore, secondo te è stato giusto richiamare Di Carlo e lo riconfermeresti tu per la prossima stagione? Allora a me piace. Sì, è stato giusto richiamare Di Carlo. Sicuramente era la scossa giusta perché non si poteva continuare con Colucci. E um, mi piacerebbe vedere Di Carlo le prese con una squadra eh, fatta da lui, ecco, con dei giocatori voluti da lui. E io sarei molto curiosa di vedere una cosa del genere. Prossima avversaria della Spar, quindi Lentella, speriamo di ritrovarci qui lunedì prossimo con il sorriso. Ringraziamo Valentina Ferrozzi, Edoardo Braiati e Stefano Manfredini per essere stati qui con noi Grazie questa sera. E tutti voi per averci seguito. Buona serata.